Salve a tutti bella gente e benvenuti in questo nuovo video. Video nel quale, come potete vedere, siamo in moto. Lì davanti vedete mio fratello. Altri motociclisti in giro attorno a me non ci sono perché gli amici miei hanno scaricato tutti, sono delle sole. E niente, ci andiamo a fare un giretto. Per la precisione andiamo verso Stifone, che è questa località qui. In teoria dovrebbe essere un bel posticino da visitare. Oltre a questo, oggi, il giretto di oggi è anche un giretto per sistemare un pochino l'assetto di questo Duke. Perché? Perché l'altro giorno, mentre andavo bello spedito in superstrada, in accelerazione, preso un piccolo dossetto sul dritto, ha cominciato a sbacchettare che pensavo che mi schiantavo contro il muro. È andato tutto bene, fortunatamente, ma mi sono preso un bello spavento, quindi abbiamo deciso, insieme al mio meccanico di fiducia, visto che è un sospensionista autorizzato B-tubo nella revisione delle sospensioni B-tubo, appunto, ho chiesto una mano a lui di darmi delle indicazioni su come settare le sospensioni del mio Duke, visto che sono completamente regolabili sia alle forcelle sia al mono posteriore, per evitare questo sbacchettio sopra i 170-180. Dopo aver fatto un paio di modifiche al mono posteriore per vedere se ricapitava di nuovo, andremo a testare a vedere se ricapitava di nuovo verso quelle velocità lì, ove possibile ovviamente, perché siamo sempre su strada. Ci siamo piazzati il telefono qui così siamo indipendenti da mio fratello, vabbè che lui è andato avanti, io ho detto di andare avanti, che per me il traffico fortunatamente non è un problema. Adesso cominciano un altro po' di curve che avete già visto, ma io faccio ben volentieri, visto che stavolta non sono in rodaggio per queste curve qui. Divertiamoci un pochino. Peccato che l'asfalto non è proprio il massimo. E qui è freddo! What's up is down, what's left is right.
chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Che acqua, ragazzi, si vede il fondale, è tanta roba. L'unico problema è che è gelata. È caldo. Mamma mia. Come avete visto, ho fatto il bagno in questo magnifico posto e l'acqua è gelata, gelatissima. C'è temperatura, non so, penso 5 gradi, una roba del genere, però si sta benissimo. Cioè, quando entri ci stai 2 minuti, ti ci abitui, si sta benissimo. Anzi, forse non ne vuoi più uscire. Partiti verso casa e come vedete lì davanti c'è mio fratello. Adesso seguiremo a lui per un pochino, vediamo di fare qualche altra strada con un po' di curve e poi penso che prenderemo la superstrada e saremo di ritorno a casa. Devo dire che lo Stifoni merita parecchio, ragazzi, merita parecchio. Se avete l'occasione andatevelo a visitare. E soprattutto se siete anche di estate, ormai non è proprio estate perché siamo al... oggi è il 16-17 settembre, quindi non è proprio estate, però comunque sono 31 gradi qui, infatti fa caldissimo. Lì allo Stifoni è un po' più fresco, però comunque io il bagno sono riuscito a farlo e si sta benissimo. Ovvio, l'acqua è freddissima come vi ho detto prima, però ne vale veramente la pena. Poi nuoti in un'acqua cristallina, ragazzi, cristallina, con la sorgente che viene fuori da praticamente sotto i tuoi piedi. Per quanto riguarda la moto invece, la moto è una lama. Diciamo che la modifica che abbiamo fatto col meccanico è risultata molto molto utile, sbacchetta molto molto di meno, e però comunque ancora ce l'ha quello sbacchettio lì, perché tanto quando sei in accelerazione e cambi marcia a giri alti non c'è niente da fare, la ruota davanti purtroppo vuoi non vuoi un pochino plana. Però devo dire che è molto molto meno rispetto a prima. Adesso dobbiamo affinare alcune cosette, però per adesso mi ritengo soddisfatto. Km da casa a casa.